hanno fatto sentire la loro voce, perché il Gela Calcio siamo noi, sono scesi in piazza perché innamorati del biancazzurro e non vogliono perdere, così come è accaduto nel 2011, un patrimonio costruito domenica dopo domenica. Nessun attacco a nessuno, ma vogliono fatti concreti, immediati. I tifosi sono in trepidante attesa, aspettano notizie positive dal Palazzo di Città, dove da alcuni giorni si susseguono incontri per non cancellare una Serie D conquistata col sudore. Finora delle trattative avviate ne è rimasta solo una in piedi, si tratta di una cordata di imprenditori che vivono nel nord Italia ma gelesi di nascita. Si sta cercando in tutti i modi di salvare il salvabile ed intanto il tempo scorre inesorabilmente. Domenica comincia il campionato e il Gela da calendario dovrà giocare a Pomigliano d'Arco. Ci giocherà? Si riuscirà in tempo utile a chiudere il cerchio sulla vicenda? Fin quando ci sarà un briciolo di speranza, così come riferito giorni addietro dal tecnico Totò Bruccoleri, nulla è perduto. Tocca agli attori principali di questa storia venirne a capo, subito. La mazzata, inutile nasconderci dietro un dito, è stata tremenda. Mai nessuno poteva solamente immaginare quel che sarebbe accaduto. Si rischia realmente di perdere la Serie D. Intanto, dopo Strumbo e Biondo, un altro giocatore biancazzurro ha fatto le valigie. Si tratta di Salvatore Mincica, che si è accasato al Città di Sant'Agata nel campionato di eccellenza. E la mia città!